Amiche ed amici, un saluto. Oggi parleremo della cura del volto, del collo e tutto quello che in effetti con l'andare del tempo potrebbe dare un aspetto poco gradevole alla persona. E quindi anche la persona stessa può sentirsi non a proprio agio. Quindi, come al solito, parleremo di prodotti naturali, quelli che possiamo farci da soli, no? Che sono più economici e sicuri. Perché? Non è perché noi siamo tanto sensibili verso l'ambiente, però dobbiamo imparare ad esserlo. I prodotti naturali ci danno una grande sicurezza, perché questi venivano usati fin dall'antichità. Infatti sono state utilizzate le piante in virtù delle loro proprietà e principi terapeutici per preparare cosmetici e prodotti per la cura del corpo. Beh, io ho fatto delle ricerche e alcune ricette naturali e efficaci le ho trovate. Perché uno cerca di evitare, secondo il mio modesto parere, quelle commerciali? Perché quella che facciamo in casa noi sappiamo quello che mettiamo dentro, mentre quello che fanno loro non lo sappiamo, ma quello che risalta all'occhio al primo sguardo possono essere dei coloranti, conservanti strani e così via. Quindi con estrema tranquillità, e poi è il costo. Questi ti fanno pagare un occhio della testa e con estrema tranquillità queste prove si possono fare. È chiaro che i prodotti chimici sono dannosi perché vengono messe sostanze che accelerano, forzano il processo, magari di rendere più liscia la pelle, ma quelli naturali, e lo sappiamo tutti, ci vuole più tempo, per cui questo tutorial che io voglio fare non è fatto per i frettolosi, non è fatto per i frettolosi e per coloro i quali dicono: vabbè, questo tutte fesserie, eccetera, eccetera. Io le fesserie, se permettete, non le dico, figurarsi se le vado a dire ai miei iscritti. Quello che non mi piace dei miei iscritti, voglio aprire e chiudere una parentesi. Io nella vita ho avuto diciamo dei contrasti con parecchie persone perché non volevano sentirsi dire il vero. Ma purtroppo ognuno ha i propri vizi, eh? Io mi reputo fortunato ad avere il vizio di dire quello che penso, senza offendere, eccetera. Volevo dire ai miei iscritti che io non vedo mai un video, eppure ne ho 200, dove ci sia un commento. Allora devo dedurre che ho fatto dei video che hanno fatto 50.000 visualizzazioni. Io sono un poveretto e non voglio ricominciare con i procacciatori, lasciamo perdere questa cosa. Però 200 video questo poveretto l'ha fatto. E perché l'ha fatti? Non sto dicendo questo per dilungarvi, perché a me non mi paga nessuno. Però quello che diciamo mi lascia l'amaro in bocca è che non c'è mai una critica oppure che ne so, un discorso fra persone iscritte. Io ce ne ho oltre 1.500, 1.600 saranno, quindi mi sembra di avere un canale di defunti, di salme, no? Perché
le polemiche pure stupide l'hanno fatte sui video che avevano 30-40 mila visualizzazioni e che hanno funzionato alla perfezione e si sono preso i software, non hanno nemmeno messo un mi piace e così via, ma non ha importanza. Questa è l'educazione del popolo italiano e questo mi fa riflettere. Voi, amici, che mi seguite, vedete, io dicendo così, vi indispettisco, non mi interessa. Si indispettisce colui che non ha la coscienza pulita. Io ho messo a disposizione fior di software, l'hanno presi e non mi hanno detto nemmeno grazie. Bene, adesso. Faccio i video perché cosa? Nemmeno mi pagano, perché io un po' avevo guadagnato 5 euro e un anno appena che faccio queste cose. Poi hanno cambiato le regole. Adesso sono rientrato dentro le regole, 20.000 ore l'anno di visualizzazioni, vi pare che è un giochetto, eh? Non è così, uno non, lì non prendi nulla, i spiccioli. Ci sono tante persone che fanno i video come li faccio io, diciamo per divertimento, se posso essere utile a qualcuno, però questo qualcuno non mi pare che ricambia la buona volontà che io metto. Andiamo avanti. È noto anche che l'alimentazione favorisce la bellezza e il tono della pelle, e quindi bisogna usare acidi grassi omega 3. Quest'ultimi si trovano nell'olio d'oliva, quindi è buona norma per un periodo di tempo e prendere un cucchiaino di olio alla mattina. Bene, allora vediamo come realizzare a casa delle maschere rassodanti per il viso e per il collo. Ci siamo diluncati, magari uno non ricorda più, dice: ma di che cosa stavamo parlando? Stavamo parlando il collo, il viso e l'interferenza anche del doppio mento. Allora, vediamo un po' come fare a rassodare la pelle. Bisogna fare una maschera in pratica che le donne conoscono bene. Bisogna sfruttare le proprietà rinfrescanti e tonificanti per la pelle delle mele assieme al potere antibiotico, antibatterico e disinfettante del miele per questa maschera rassodante. Allora, abbiamo capito che ci occorre del miele e delle mele. La mela deve essere possibilmente farinosa. Quindi la sbucciamo, togliamo tutto quello che dobbiamo togliere, mettiamo in una ciotola 3 cucchiai di miele e lo frulliamo abbondantemente fino ad avere un composto liquido, semiliquido, diciamo, ben amalgamato. Poi lo chiudiamo dentro un frigorifero e aspettiamo una ventina di minuti. Questo prodotto è pronto, lo possiamo spalmare in faccia e in modo particolare anche se avete problemi sul collo, mento, insomma, tutto il viso. Questo e lo tenete una quindicina, 20 minuti. Questo, diciamo, è naturalissimo e ripetetelo fino a quando è necessario. Non facciamo come i dottori
che dicono mi prenda questo medicinale per 10 giorni. No, noi lo prendiamo fino a quando non comincia a fare effetto. Lo potete usare anche tutti i giorni. Fa sicuramente bene, male? No. Non usate saponi aggressivi per la faccia, mi raccomando. Bene, qui farò altri tutorial naturalmente. Questo finisce qui oggi e ci vediamo al prossimo video.